Ciao a tutti da Banditi Spi, ben ritrovati e benvenuti ai nuovi iscritti. Oggi ho approfittato della giornata festiva di domenica di leggermi il numero nuovo di Dylan Dog, eccolo qui, il numero 401 che avevo acquistato un paio di giorni fa, e fare questo video di recensione. Recensione, se vogliamo chiamarla recensione, perché io premetto che non sono un lettore di Dylan Dog da tanto tempo, anzi, avevo ogni tanto letto qualche numero di Dylan Dog in questi anni qui, però non con una certa passione. Ogni tanto un numero, compravo qualche numero usato e lo leggevo. Poi ultimamente ho seguito i numeri della Meteora fino ad acquistare il fatidico numero 400 e di conseguenza mi sono comperato il 401 per curiosità, per vedere cosa proponeva, che novità c'erano in questa nuova serie di Dylan Dog. Perché dopo tutto quello che è successo, tutta la serie della Meteora, molti fans di Dylan Dog hanno invece deciso di lasciare, si sono sentiti, insomma, presi in giro. E io, anche incuriosito, di tutto ciò, ho deciso invece di seguire, questa nuova serie, che è iniziato con questo 401 e vedere poi lo sviluppo, come saranno le storie e dire la mia. Io premetto che non sono un appassionato, ma neanche un esperto di Dylan Dog, quindi molte cose per me sono anche nuove. Per fare questo video, prima di fare questo video, ho voluto guardare altre recensioni di chi davvero tratta Dylan Dog da tanto tempo, chi è esperto di questo fumetto, e cercare di capire e poi leggerlo, prima di leggerlo e leggerlo e tirare la mia conclusione, vedere un po' dire la mia cosa ne penso e fare un video per poter dare un mio giudizio. Quindi perdonatemi se magari certe cose probabilmente non saranno condivise dai puristi di Dylan Dog. Io parlo come un semplice, diciamo, nuovo lettore di Dylan Dog. Sono uno che da un lettore dell'ultima ora di Dylan Dog. Veniamo al numero, come si presenta. Una bella copertina metallizzata, molto bella, lucida, metallizzata. Mi piace molto e sta piacendo molto questa copertina, un numero speciale 401, e la costina con il numero, l'alba nera, eccolo qui, metallizzato, molto bella come copertina. C'è da dire che questo 401 è stato davvero fatto con molta eleganza. Qui in copertina c'è la nuova veste di Dylan Dog con la barba, il nuovo look di Dylan Dog, col suo non c'è più Gruccio, ma c'è Gnaghi. Gnaghi, che è questa figura qui che vedete, che io ricordo che avevo visto in un film vecchissimo su Dell'amore e della morte, cioè, se non sbaglio. Quindi un vecchissimo film e c'era questo personaggio. Quindi c'è adesso come spalla di Dylan Dog, c'è Gnaghi, non c'è più Crucio, che è finito nel numero 399, e quindi questo è già un cambiamento, il primo cambiamento, il look di Dylan Dog e la nuova spalla praticamente di Dylan Dog, il ritorno di Gnaghi che c'era già quando, per esempio, nel film, che è stato fatto tantissimi anni fa, c'era questa figura che non è un chiacchierone come Gruccio, ma
Lui dice solo gna, gna, solo gna. Quindi non è che faccia delle grandi chiacchierate, solo gna. Beh, quindi è anche curioso il fatto che questo personaggio si esprime solo con questa parola. Veniamo ai dati tecnici. Adesso apro qui c'è il suo frontespizio, questo qui si era già visto, avevamo già visto come sarebbe stato. Eccolo qui, Dylan Dog, l'Alba Nera, nuovo frontespizio con Dylan Dog nella nuova veste. Ecco, e vi leggo i dati tecnici. La copertina, allora la sceneggiatura ovviamente di Roberto Recchioni, e i disegni sono di Corrado Roi, che è eccezionale. Corrado Roi, i suoi disegni sono davvero eccezionali. Mentre dunque, da vedere, allora è la copertina di Gigi Cavenago, copertina fantastica, davvero. Complimenti. Perché io sinceramente devo dire che la parte grafica, disegni e copertina sono davvero eccezionali, di alto livello. Adesso parliamo un po'. Ah, dimenticavo, è stato cambiato un po' lo stile, no? Come è scritto Dylan Dog, è scritto in maniera con caratteri diversi, 666, perché saranno 6 storie, 6 episodi di questa prima serie, questo primo capitolo. Quindi poi vedremo come si svilupperà dopo. Dylan Dog, un nuovo inizio, l'Alba Nera. Per chi come me si è avvicinato Dylan Dog da poco, o ha letto solo qualche numero sporadicamente, è anche un po' una novità, anche se l'episodio che è qui in questo numero, avevo già letto una versione simile, fatta però in un modo diverso. Qui viene messa in un altro, in una variante diversa, però l'avevo già letta nel famoso numero che avevo fatto il video non tanto tempo fa di Batman e Dylan Dog. Quindi è un remake del numero 1 di Dylan Dog e viene riproposto in questo qui. Quindi quelli che hanno sempre seguito Dylan Dog in tutti questi anni, ovviamente si ritrovano una storia che sanno già a memoria. Mentre anche se viene riproposta poi. Io non ho letto il numero 1 di Dylan Dog, non ne sono in possesso, e chi l'ha letto, chi ha avuto modo, io mi baso su quello che hanno detto altri YouTube che seguono questo personaggio, e mi baso su giudizi e racconto di YouTuber che sono più esperti di me. Quindi la storia, bene o male, è quella lì. Sarebbe il numero 1 di Dylan Dog che viene riproposto in un nuovo modo. Vi faccio vedere alcune tavole che sono davvero fantastiche. C'è l'imbarazzo della scelta per farvi vedere le tavole, perché davvero sono tutti i disegni, guardate qui. I disegni sono davvero eccezionali, insomma. Infatti io quando ho visto queste tavole qua, è un piacere degli occhi leggere. Guardate queste qui sono veramente scene del terrore, è un fumetto davvero dell'orrore, da leggere tutto di un fiato. Infatti io l'ho letto tutto di un fiato. E mi è piaciuto, devo dire sinceramente, mi è piaciuto tanto. Spero, adesso poi vediamo gli sviluppi, guardate queste tavole qui, vediamo gli sviluppi, come si svilupperà questa nuova serie. E io mi auguro però che poi non siano solo delle storie che erano già riproposte. Che ci siano poi la novità nella sceneggiatura,
vengono riproposte nuove storie, nuove avventure. L'Alba Nera. C'è da dire che veramente i disegni sono fantastici. La sceneggiatura, sappiamo che Recchioni adesso è lui, ha riproposto praticamente il numero uno, l'Alba dei morti viventi, a suo modo, e l'ha riproposta in questa nuova veste. I puristi di Dylan Dog giustamente si sono arrabbiati perché fare questa mossa è stata una mossa molto azzardata. Arrivare al 400 con la Meteora e poi praticamente ripartire da zero in questo modo, e infatti tanti si sono arrabbiati e non vogliono neanche più seguirlo. È un po' come io, che sono un appassionato di Zago. E a Zagora a un certo punto decidono di cambiare il look, eliminare Chico e farlo partire, mettiamo, non da un numero uno, ma magari da, non so, adesso è uscito il 700, più di 700 numeri, e farlo ripartire magari dal 751, riproponendo magari storie già vecchie, anche se essendoci state talmente tante avventure di Zago, non ce le ricordiamo ovviamente tutte, quindi potrebbero anche farlo volendo riproporre certe avventure, magari in un modo diverso, e noi magari continueremmo a leggerlo senza poi magari accorgersi che abbiamo letto un'avventura riproposta magari 20 anni fa. Con Dylan Dog hanno in pratica fatto questo. Adesso qui la domanda è questa, e me la faccio anch'io, anche se sono un nuovo lettore di Dylan Dog. Come saranno le nuove avventure? Si limiteranno a riproporre storie già viste prima? Magari raffigurandolo in un modo diverso, mi auguro proprio di no. Il look di Dylan Dog a me piace, sinceramente a me piace, con la barba, secondo me non sta male. Ho sentito alcuni che hanno parlato che la figura di Dylan Dog qui appare un po' troppo presuntuosa. Diciamo molto da saputello, antipatica. Io personalmente, a me non è sembrato così, però chi magari lo conosce meglio, lo conosce da parecchio, può apparirgli in questo modo, cioè un saputello che sa tutto, sa già tutto quello che deve fare e essere antipatico. Non mi convince sinceramente molto la figura di Gnaghi, quello sì. Io non sono uno che non mi piace che ci sia una spalla che non dice nulla. Ecco, questo sì. Io avrei preferito che ci fosse stato ancora Gruccio, oppure magari mettere un'altra figura. Qui mi sembra un po', ecco, questa non mi piace molto come figura. Vediamo, poi magari può darsi che mi piacerà dopo leggendo altri numeri. Per il resto, gli altri personaggi sono personaggi che c'erano già, ci sono delle citazioni che i più sgamati lettori di Dylan Dog hanno capito al volo, mentre io dovrò poi, leggendolo, capire di più certe cose, perché non essendo stato un lettore di Dylan negli anni precedenti, ho solo letto qualche numero, quindi magari certe cose non le interpreto come invece può fare un lettore fedele di Dylan Dog che ha letto tutti i numeri o quasi. Quindi, vale la pena comperarlo? Io dico di sì. Chi
Chi piace il genere horror, chi piace Dylan Dog, chi vuole avvicinarsi a Dylan con questo nuovo numero, è l'occasione giusta per farlo. Una cosa io avrei fatto partire magari dal numero 1, non 401, ma lo avrei fatto partire dal numero 1. Questo lo avrei gradito anch'io. È un po' come è stato con Drago Nero, che Drago Nero il ribelle è partito dal numero 1. Mentre partendo dal 401, se fosse partito dal numero 1, avrebbe anche invogliato di più ad acquistarlo e a leggerlo. Quindi, se volete, cercate un genere horror e volete iniziare a leggere qualcosa, magari siete come me, che non leggevate Dylan oppure non l'avete mai letto, ve lo consiglio. Se amate soprattutto disegni stile horror, bellissimi, fatti molto bene, questo è il fumetto per voi. È molto scorrevole, lo potete leggere in poco tempo perché non ci sono tante pagine, tante tavole, con solo dei disegni, quindi è molto anche rilassante da leggere e quindi in poco tempo ve lo divorate. Benissimo, questo era tutto, era la mia recensione personale. Spero di aver detto delle cose. Insomma, io, come vi ho detto all'inizio del video, non sono un esperto di Dylan Dog A mio giudizio, capisco quelli che si sono arrabbiati perché mi metto nei loro panni e il mio giudizio è diamogli una possibilità, leggiamolo, seguiamolo, sia io che sono un nuovo lettore, sia quelli che magari sono un po' indecisi se leggerlo o no. Diamogli questa possibilità, vediamo gli sviluppi dei prossimi numeri e poi decideremo tra qualche numero se andare avanti oppure lasciarlo del tutto. Benissimo, questo era tutto, vi saluto, vi do appuntamento ai miei prossimi video qui nel mio canale da Banditi Spi, questo è tutto, ciao ciao!